Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Giovedì 23 luglio si è tenuto presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma a Livorno Pirati e Corsari lungo la costa livornese, racconti di archeologia e storia. Abbiamo ascoltato i due relatori di questa conversazione, cominciando con il professor Giorgio Mandalis, storico, che ha introdotto dunque questo affascinante argomento. Visto che la dottoressa Megale farà un discorso sull'età etrusco-romana, lei è un'archeologa, io farò invece un po' di medioevo, età moderna, diciamo, ecco, vado un po' avanti nei secoli. Non intendo però fare una lezione di storia, ecco, sarà proprio una conversazione con dei flash, dei momenti che legano la storia del nostro territorio alla difficile lotta contro i pirati e i corsari, insomma, che venivano quasi tutti dal Nord Africa. E quindi anche Livorno, che nasce, sorge come città in questo contesto, con la schiavitù che faceva parte della mentalità, del costume dell'epoca. Cristiani schiavi dei musulmani e musulmani schiavi dei cristiani. Si sa poi se in realtà ci siano stati anche dei cosiddetti pirati nostrali? Sì, dunque nostrali nel senso di livornesi. Ah, ora questo non so, documenti non ne ho letti di pirati livornesi, penso di sì, però i livornesi non erano grandi navigatori, quindi vengono quasi tutti quando nasce la città dall'entroterra del Pisano e del Fiorentino, quindi insomma ci sono censimenti, no? E si sanno i nomi dei primi abitanti, delle prime famiglie e anche la provenienza. Chi veniva da Lari, chi veniva da Empoli, chi veniva da Firenze, insomma, non penso ci fossero molti navigatori. I livornesi non sono stati mai né pescatori di mestiere né marinai. Poi che qualcuno si sia aggregato a fare pirata, probabilmente chi ne sa più di me le saprebbe rispondere. E dal punto di vista dei corsari? Ma i corsari il discorso è più complesso, perché i corsari hanno l'autorizzazione di fare razzie perché c'è un governo che glielo concede, e quindi in qualche modo erano dei corsari anche cavalieri di Santo Stefano, in quanto che sì, ordine cavalleresco, il che vogliamo, cristiano, eccetera eccetera, però avevano l'autorizzazione da parte del Granduca di fare tutte le razzie e non si limitavano a difendere. Perché uno potrebbe dire, vabbè, fanno un'opera di difesa dai pirati lungo la costa, quindi insomma, è un'opera di polizia. E no, sono andati a loro volta, parlerò un po' dell'assedio di Bona, la vecchia Ippona di Sant'Agostino, e lì hanno fatto matanza, hanno fatto migliaia di schiavi, se ne sono portati a Livorno. Quindi, insomma, chiamiamoli così, donne, bambini, cioè non c'è stato un grande rispetto. Poi, sicuramente, cioè, da lì partivano le navi per venire a razziare le nostre coste. Eh sì, e qui è un poco come certi fatti di storia contemporanea che poi non si sa più il primo che ha attaccato, sono guerre che continuano da decenni e ognuno vede le cose dal suo punto di vista. E abbiamo poi ascoltato la dottoressa Carolina Megale. Questa sera parliamo dei relitti lungo la costa livornese? No, parliamo di pirati e corsari del Mediterraneo, dall'antichità all'Ottocento. Campo molto vasto. Sì, è un campo molto vasto, infatti non ne parlerò solo io mi concentrerò sulle attestazioni scritte archeologiche della presenza dei pirati nel Mediterraneo in età antica fino all'età romana, e il professor Mandalis invece parlerà dei corsari sulla costa livornese. Dal punto di vista, diciamo, documentaristico, dove si trovano le notizie? Io posso parlare per la mia parte, si trovano nelle fonti scritte, appunto, per esempio Plutarco ne parla tantissimo, gli autori ne parla anche Omero, nella mitologia greca i pirati compaiono dal secondo millennio avanti Cristo, quando nasce la navigazione, nasce anche la pirateria.
Più difficile invece è trovare le fonti archeologiche e raccordarle al fenomeno della pirateria, ma si trovano nei relitti, si trovano nei sistemi di fortificazione lungo le coste del Mediterraneo. Ecco, dal punto di vista dei relitti se ne trova ancora? Si ha voglia, se ne trovano di relitti, sì. Anche antichi, romani? Sì, se ha letto ultimamente è stato scoperto un relitto molto importante nelle acque di Capraia, che è in corso di scavo da parte della soprintendenza, è una questione che non conosco nel dettaglio, però insomma relitti sempre più profondi si scoprono. E questo naturalmente aiuta certamente a ricostruire un po' sì, anche come si viveva. Sì, certo, aiuta a ricostruire le rotte che percorrevano in un determinato periodo determinate persone e aiuta ad aggiungere tasselli di conoscenze sull'antico attraverso i reperti che si recuperano. Non necessariamente reperti meravigliosi come il satiro danzante, ma anche oggetti di uso quotidiano che ci descrivono la vita quotidiana sia delle persone di bordo sia delle persone che aspettavano o producevano le merci da una parte all'altra del Mediterraneo. Colpisce l'immaginazione, per esempio, ritrovamenti tipo famoso meccanismo di Antichitera. Io non conosco questa parte, non le posso dire niente su questo. Comunque diciamo in zona si trovano ancora cose. Sì, a voglia, lungo tutta la costa. In zona si intende la costa livornese, sì, da Antignano, Ardenza, Calafuria fino a Piombino. Flashpoint. L'occhio sulla città da Radio Flash.